Ciao e benvenuta in questo video. Come detto dal titolo, oggi parliamo di colori e in particolare di come abbinare il marrone. Uno dei colori che personalmente preferisco, mi piacciono tantissime delle sue sfumature, sono davvero molto presenti all'interno del mio guardaroba. Ciò che mi piace di questa nuance è il fatto che sia molto elegante, affascinante da un certo punto di vista, molto chic e anche che si possa abbinare con tanti colori. Quindi oggi voglio mostrarti qualche idea di abbinamento che secondo me ti può stimolare a provare a sperimentare con nuovi accostamenti a cui magari fino ad adesso non hai pensato. Il marrone, infatti, come ti dicevo prima, lo possiamo trovare in tante tonalità, dalle più chiare come il beige, alle più scure, alle più intense come il marrone cioccolata, che è molto molto bello, ma che alla fine tendiamo ad abbinare sempre nello stesso modo. Invece, secondo me, questo colore ci permette davvero di spaziare tantissimo. Quindi direi subito di entrare nel vivo del video. Nel caso non mi conoscessi, io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale. Se hai già visto qualche mio video in tema colori, saprai benissimo che inizio sempre dal bianco. Il bianco è infatti una tela sulla quale possiamo versare qualsiasi colore e starà sempre bene. Quindi se decidiamo di accostare il bianco e il marrone non avremo dubbi, sono due tonalità che insieme stanno benissimo, da un effetto molto fresco che a me piace tantissimo sia per le stagioni più calde ma anche per le stagioni più fredde. Prendiamo per esempio il bianco, ma anche il bianco ottico, il bianco latte, il bianco sporco, e accostiamolo a una tonalità di marrone come può essere il beige, il marrone rossiccio oppure il color ruggine, terra di siena. Sono tutte le tonalità che secondo me insieme stanno benissimo e che ti regaleranno sempre un effetto molto elegante e molto chic. In questi ultimi mesi lo abbiamo visto tantissimo, l'avevo già inserito infatti in un altro video perché è secondo me una combo che può funzionare e può funzionare soprattutto anche con tre diversi colori, quindi magari il bianco e due sfumature di marrone, magari una sfumatura più chiara come può essere il beige e una sfumatura più scura come può essere per esempio il marrone tronco, bellissimi insieme. Passiamo poi all'opposto del bianco, ovvero il nero. Anche qua un abbinamento che secondo me funziona molto, nero e marrone. Mi piace sia con i marroni più chiari, quindi anche qua prendiamo per esempio il classico beige, per un effetto forse più soft, più tranquillo, più piacevole all'occhio nel senso di calmo, ma anche bellissimo con un marrone più intenso, quindi una sfumatura più forte, anche magari più tendente al rossiccio, che va a creare un outfit davvero molto d'impatto se poi uniamo anche il colore con la texture. Quindi spesso vediamo per esempio outfit in pelle, similpelle, dalle tonalità del marrone e del nero. Davvero molto molto belli, molto d'impatto, dei look che rimangono impressi e che secondo me per quelle occasioni in cui vogliamo dare quell'idea di serietà ma comunque del non prenderci troppo sul serio, paradossalmente funzionano benissimo. Altra combo con cui non si può mai sbagliare è il marrone con il denim. Secondo me due colori che insieme funzionano davvero molto molto bene. Personalmente mi piace tantissimo il denim chiaro con il marrone altrettanto chiaro, quindi per esempio una sfumatura di beige o di color cammello, che insieme funzionano davvero benissimo, sono indicatissimi per la primavera o comunque per i mesi più caldi. Altrettanto belli però i jeans o comunque il denim più scuro con un marrone cioccolato per un effetto anche qua più forte, più intenso, davvero possiamo giocare e vedrai che non sbaglierai mai. È una combo che funziona sempre, che puoi scegliere di portare sia nei dettagli ma anche proprio nel look attraverso i capi. Passiamo poi a una combo super discussa, ovvero quella del blu e del marrone. Spesso si è sentito dire di non scegliere, di non abbinare questi due colori.
In realtà non è assolutamente vero, perché insieme possono funzionare benissimo sia in tonalità più scure, quindi per esempio il blu notte, i blu di Prussia, che sono delle tonalità molto intense, abbinati a marroni come per esempio la terra di Siena o il marrone, il color caramello. Sono delle tonalità che insieme secondo me stanno davvero benissimo, e anzi l'effetto è bellissimo. Ma se ci vogliamo spostare in tonalità anche più chiare, come può essere per esempio il celeste, l'azzurro, o tonalità più forti come per esempio i bluette, staranno sempre ma sempre benissimo con le sfumature del marrone. Non c'è alcun dubbio che insieme siano una combo vincente, bellissime anche qua, sia per le stagioni più fredde ma anche per quelle più calde. Mi piace per esempio sempre il bluette con il beige, o il turchese con il marrone, carta da zucchero con anche un marrone tendente all'ocra. Secondo me funzioneranno sempre e su questo non ci dovrebbero essere assolutamente dubbi. Un altro abbinamento che personalmente mi piace tanto è quello con il viola e le sue sfumature. Quindi anche qua il viola, il lilla, il fucsia anche se vogliamo inserirlo, e anche il rosa più chiaro. Facciamo palette viola e rosa tutte insieme, che secondo me appunto riescono a tirare fuori il lato più caldo del marrone, a dare un po' quell'effetto color block che però può essere super interessante e bellissimo. A me piace sempre tanto il viola luminoso con il beige, il color cammello. È uno dei miei abbinamenti preferiti, penso che l'avrai notato perché in tanti video utilizzo questo accostamento. Così come però mi piace tantissimo anche il rosa baby con un terra di Siena, o per esempio un color cioccolato, quindi più intenso, con un fucsia, che secondo me insieme stanno veramente veramente bene. Riescono a equilibrare entrambe le tonalità, quindi non c'è una tonalità che per forza viene fuori, ma anzi si crea appunto quel perfetto bilanciamento tra tutti i due colori, tra tutte le sfumature, che è l'ideale per un outfit comunque pulito, elegante e chic. Passiamo poi al mio abbinamento probabilmente preferito tra tutti. In realtà mi è un po' difficile dire qual è il mio preferito, perché li amo praticamente tutti e sono tutti gli abbinamenti che io utilizzo quotidianamente. E parliamo del marrone e del rosso, due tonalità che insieme secondo me spaccano, sono proprio bellissime e entrambe mi piacciono in diverse sfumature, in diverse nuance. Quindi il rosso, dal rosso vivo, il rosso puro, al rosso cardinale, al porpora, e questi mi piacciono accostati con il beige, il color ruggine, anche qua anche il borgogna, quindi quel marrone più tendente proprio al rossastro, quindi che si avvicini al rosso. Insomma, diverse tonalità, diverse palette, come vedi qua, che insieme magari non lo diresti, ma in realtà stanno molto bene e assolutamente sono degli accostamenti vincenti a poter usare tranquillamente tutti i giorni. Ovviamente tutte queste combo le puoi utilizzare con i capi oppure con gli accessori, che sono un buon modo se non si vuole usare così tanto. Però ti ripeto, se scegli le sfumature giuste e se scegli le gradazioni di colore corretto, vedrai che non avrai l'outfit color block per forza di cose, ma puoi avere assolutamente un outfit molto tenue, molto soft, che quindi di conseguenza non dà nell'occhio, comunque non è quel look che vedi come puntino per la strada, nonostante l'effetto a me piaccia sempre tantissimo. Passiamo poi a un altro abbinamento che anche questo è un evergreen, ovvero il marrone con l'arancione, due tonalità che ovviamente stanno benissimo insieme proprio perché in gradazione. L'arancione con le varie sfumature del marrone è bellissimo, è veramente una combo stupenda che non si vede così tanto in realtà, spesso forse si sottovaluta, ma viene da sé che insieme siano stupendi e siano davvero eccezionali. Mi piace anche questo sia per le stagioni più fredde sia per quelle più calde. L'arancione lo possiamo abbinare sia al beige, sia al marrone, sia al color tronco, sia al
color terra di Siena, color ruggine, insomma diverse sfumature. Comunque secondo me la morte sua è proprio l'arancione vivo con il marrone più puro, insieme bellissimi. Concludiamo poi con due colori altrettanto indicati da abbinare con il marrone, ovvero il giallo, un colore luminoso, un colore felice, un colore solare, bellissimo nelle sue tonalità più pure, così come anche per esempio giallo senape o giallo Napoli, per avere due effetti un po' diversi, ma che comunque abbinati alle varie sfumature del marrone stanno sempre bene. Anche qua mi piacciono tantissimo magari in combo con degli altri colori che abbiamo visto prima, in modo tale da creare anche più movimento all'interno dell'outfit. Ma nel caso avessi per esempio un pantalone marrone, vai tranquilla che con una blusa gialla starà sempre benissimo. Concludiamo poi con il verde, uno dei colori più utilizzati nelle ultime stagioni, negli ultimi anni, e soprattutto si è vista tanto questa combo verde e marrone. Il verde è bellissimo in verde foresta, verde salvia, verde menta, bello verde anche fluo. Secondo me il marrone regge benissimo anche i colori fluo, perché appunto non viene schiacciato, ma contemporaneamente riesce anzi a dargli quell'equilibrio, come dicevamo prima con il fucsia, anche con il verde fluo è la stessa cosa, e prima anche con il giallo, con quel lime che appunto spesso non sappiamo come abbinare. Ecco, secondo me con il marrone sta benissimo. Tornando al verde, anche il verde erba, il verde smeraldo sono tutte le tonalità che possono essere accostate tranquillamente alle diverse sfumature del marrone. Uno di quegli accostamenti secondo me per nulla scontati, per nulla banali, ma anzi molto belli, molto sofisticati e assolutamente alla moda. Quindi queste delle idee su come abbinare il marrone, spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Ti lascio nell'info box il link al mio sito dove puoi trovare questo video sotto forma di articolo, con anche delle idee look proprio con dei capi che puoi trovare in diversi negozi online e fisici. Spero che anche quello magari ti possa essere aiuto e ti possa dare qualche nuova idea. Io ti ringrazio e ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale. Ovviamente fammi sapere tu come indossi il marrone. Noi ci vediamo al prossimo video.